Ciao, oggi vi mostrerò qualcosa che non avete mai visto. Questo! Scusi, e non vedo niente. Scusa, ma che televisore del cacchio c'hai? Un 65 pollici 4K è nuovissimo. Cosa c'hai? 65 pollici 4K? Ma dove vai? Questo è un televisore! Mia codesta Gigio che... Oh! Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog. Allora, per prima cosa devo ringraziare Giulio Mauri, un iscritto al canale, per il supporto che mi ha dato. Quindi, iniziamo. Questo televisore è un televisore che ho comprato una ventina di anni fa ed era il più grande televisore che avevo trovato all'epoca, CRT. È un 30 pollici. La cosa strana è che non c'è nessun marchio sopra questo televisore. Ho lidata, ce l'ho attaccato io perché avevo questo marchietto, mi garbava, ce l'ho messo, però in effetti non si sa quale sia il produttore. E poi l'ho messo, come vedete da questo video, in una specie di cantinetta ed è rimasto lì per una ventina di anni. Ora l'ho tirato fuori, l'ho messo qui sopra e voglio vedere di rifarlo funzionare e poi magari trasformarlo in un qualcosa che assomigli a una smart TV. Ci riuscirò? Boh, chi lo sa. La cosa interessante è che io non ho mai riparato un televisore fino ad ora e non sono molto esperto di queste cose. Intanto la cosa essenziale è cercare di aprirlo. Questo affare qui è chiuso a pressione. Eccolo. Ok, eccolo qua. Allora intanto vediamo se c'è qualche componente che è visivamente ridotto male. Ecco, queste sono cotte, guarda queste bobine qui, ecco perché non funzionava bene, queste sono cotte proprio, sì, però si possono rimettere insieme, volendo, posso vedere di rimetterle insieme. Poi condensatori visivamente spappolati non ne vedo, la bobina dell'alta tensione flyback è in ottime condizioni. Questo è lo stadio di alimentazione switching col suo bel condensatorone e qua giù mi sembra di vedere delle resistenze un po' cotte, quindi sono da misurare subito. Qua in fondo abbiamo questo fusibile che però è sano, si vede. Qui sul flyback ci sono i controlli di fuoco e di screen che probabilmente andranno ritoccati, chi lo sa. Questo ovviamente non è un tuner digitale ma è un tuner analogico e quindi il televisore non è più idoneo. Comunque a questo punto qua giù vado a misurare quelle due resistenze, poi vedo un attimino se dargli subito tensione e provare a vedere se si accende qualcosa. Magari prima però sistemo le due bobine perché quelle vanno sicuramente messe a posto. Oh, non mi dire che... Cazzo! I piedini sono attaccati a questo frame! Cazzarola! RCA! Lo sapevo! Questo televisore è un RCA! Come la gestisco sta faccenda? Ora sono da solo? Molto pericoloso questo, molto pericoloso! Mi serve qualcosa di stabile da mettere qui. Questo cinescopio è impressionante, veramente mi terrorizza un po' perché se cade succede un disastro. Da notare l'assemblaggio fatto con spillatrice. Questo televisore è tenuto insieme da delle spille. Queste andrebbero sostituite, ma io non ho neanche la più pallida idea di che roba sia. Quindi per me l'unico modo ora è di rimetterle insieme con del collante. Una quinta lata di attack. Ok, stessa cosa faccio di qua. A questo punto mi dà l'idea che sia molto meglio se rimetto a posto la parte posteriore qui. Ok, vediamo che posso combinare. Qui ci vuole molta calma. Ok, non siamo già abbastanza al sicuro. Qui ha agganciato. Ok. Sì, questo più che uno smart TV diventa uno smerd TV secondo me. Tutto lo chassis del televisore è questo. Guardate com'è tutto incurvato. In ogni modo è abbastanza pulito per essere stato lì 15 anni. Visto che è così incurvato, forse conviene anche dare un'occhiata a tutte le saldature e magari fare un reflow. Però ora voglio misurare queste resistenze che sembrano veramente cotte. 3,2 ohm. Il problema è che potrebbe darsi che vada staccata dal circuito perché così non si può leggere, dai.
30 ohm su 230 ohm dovrebbe andare bene. Serro, no, allora, vabbè, 20-30 ohm, non lo so, comunque più o meno ci siamo. Invece questa qui è 47 kOhm. Sì, decisamente 47k. No, sono un po' scalcinate, però sono giuste, sono nei parametri. Vi voglio insegnare un trucchetto: quando vi servono dei componenti che non avete, magari come qui io ne ho 4 soltanto di questi condensatori, me ne servono di più, basta fare così. Si prendono condensatori 1, 2, 3 e 4, poi se ne butta via uno e quindi ne rimangono soltanto 1, 2, 3 e 4. Ve ne servono ancora di più? Si prendono i 5 condensatori, quelli qui, 5 condensatori, se ne butta via uno come prima e ne rimangono soltanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Questo se n'è andato per conto suo, eccoli qui. Questa è decisamente rotta, questa saldatura qui. Ok, anche questa di qua. Questa è completamente schiantata, guarda là, questa è proprio, viene proprio via. Queste sono un po' tutte un po' andate, queste saldature qui. Qui c'è essere uno stress termico notevole, anche questa è rotta. E vabbè, proviamolo, proviamo ad accenderlo. Ok, ho ricollegato tutto, ci ho attaccato anche una spina perché il cavo era stato tagliato. Vediamo se di qua sta, allora qui sta riprendendo. Di qua sta riprendendo. Teoricamente in serie ci dovrei mettere una lampada, ma non ho avuto voglia. 3, 2, 1. Che cazzo? Ma la spia davanti è accesa, cazzo. La spia è accesa. E allora proviamo a fare più? Niente. Eccolo! Si è acceso, però non sento niente. funziona, non ci credo. Abbiamo lo schermo tutto completamente spostato, ma funziona. Lo schermo è spostato, ma funziona. Quelle bobine stanno già prendendo fuoco. Fai vedere select 18-17, come si farà a selezionare la presa SCART? Ok, per ora lo spengo un attimo. Va! Dopo, cioè, 18 anni che era spento, va! Il problema continuano ad essere queste due bobinette che scaldano veramente in una maniera incredibile. Bestia, non ci stia nel dito sopra! Ah! E questo è un bel problema, vedete che l'immagine non è lineare in altezza, qui in fondo è schiacciata e qua giù è stirata. Inoltre c'è una specie di distorsione a cuscinetto in questo senso, però ora non è che si può avere tutto. Il problema è che non avendo il service manual non so dove andare a mettere le mani per correggere questa cosa. E beh, così non è guardabile veramente, non si può. Beh, questo guanto non credo che mi proteggerà un granché, però meglio di niente. Ok. Oh, questo è il verticale. Questo è il verticale. Questo di qua. Eccolo! La linearità l'ho trovato! È questo! Non ci credo, ci sto riuscendo. Questa è la linearità verticale. Ci siamo più o meno. Questo è l'apertura verticale. E poi c'è la fase verticale. La fase era questa. Dovrebbe andare bene così. Ragazzi, mettere le mani in questo affare che c'è 27 kV non è uno scherzo. O non ha mai funzionato così bene questo televisore. Quindi ora qua giù con questi trimmer si può regolare il blu, il verde e il rosso. E vediamo di regolare la flyback in modo che il nero diventi nero. Eccolo. E ora vedo di regolare questi in modo che di avere più luce possibile. Devo indovinare il punto del bianco, togliere un pelino di verde, un altro ritocchino al flyback qui. Olè, ci siamo, vai, a posto, va, funziona. A questo punto il televisore funziona, però sul frontale non c'è nessun tasto che commuta la presa SCART, quindi per selezionare questo ingresso devo dare sul piedino 8 della presa SCART una tensione che va dai 5 ai 12 volts, quindi devo trovare una tensione sul circuito qui da mandare dentro il piedino 8.
Allora, qui ci sono delle tensioni scritte, questo qui è un regolatore di tensione che dà 8 volts. 8 volts si trovano su queste piste qui, 8 volts. Mi basterà saldare un cavetto tra il pin numero 8 qui e il ramo più 8 qua giù. Ecco qui, a posto, vediamo se funziona. Infatti, funziona, AV1. Vai, alla grande, ha funzionato. Allora, il televisore funziona, a questo punto è diventato un monitor RGB, in questo momento è collegato con un lettore multimediale, però la mia idea è appunto di vederci Netflix, i film, Amazon Prime, YouTube e questa roba qua. E voi mi direte, comprati un Android TV Box, collegacelo e via, e sei pronto? No, perché sono andato a vedere su Amazon e le recensioni molto positive mi hanno proprio convinto che è meglio lasciar perdere, perché questa roba si rompe subito a quanto pare. La mia intenzione invece è di collegarci questo computer, quello che abbiamo visto nel video precedente e che ha le uscite video normali da poter essere collegata ad un televisore del genere. Nel video precedente non ci sono riuscito, vediamo se questa volta invece ci riesco. Ora qualcuno di voi penserà perché non ci ho installato Android, perché non ci funziona Android qui sopra, non ci funziona neanche BlueStack, quindi fine. Ma tanto a me mi basta Firefox per vedere tutto quello che voglio. Quindi ho impostato la risoluzione a 1024x720, che è una risoluzione gestibile anche dal televisore, e ora vado a configurare l'uscita analogica direttamente dal BIOS. Infatti è proprio dal BIOS che si attiva quella porta che l'altra volta non sono riuscito ad attivare, ma perché avevo il BIOS sbagliato. Ora ci ho flashato dentro il suo di BIOS e infatti qua giù su GM965 Features appare questa voce che prima non c'era, che mi permette di selezionare l'uscita TV. Tutto qui. Per collegare il computer al televisore basta questo cavo, si attacca la presa SCART qui. E poi bisogna collegarsi all'uscita video che è qua. Ora questa è sia YV che anche video composito, come in questo caso serve a noi, ed è selezionabile appunto dal BIOS come ho fatto prima. Mentre per l'uscita audio basta questo adattatore e ci si va a collegare qua giù. Ok, il televisore è già acceso, accendiamo il computer e vediamo che succede. Ora l'immagine ora è in bianco e nero perché deve switchare in PAL, eccolo il PAL. Eccolo! Pronti! Eccolo qui! Qui ci si può giocare degli arcade spettacolari perché abbiamo un CRT al posto del monitor del computer. E poi, ovviamente, la figata di poter utilizzare questo computer come se fosse una specie di smart TV. Netflix. Ritorno al futuro. Non c'è ritorno al futuro. Come non c'è ritorno al futuro? Se non c'è ritorno al futuro butto via tutto. Ma va a cagare Netflix, va, fatti una girata. Amazon. Ma che film di merda, uffa! Ritorno al futuro. Oh, ora ci siamo. Che figata, guarda che figata che è questa. Spegniamo le luci in sala. Giochi arcade online. Ti porca troia malefica. Ok, basta, può andare bene così, basta. Allora io direi che per questo video la possiamo finire qui, perché di minchiate ne ho fatte anche abbastanza durante il 2019, ne ho fatte tante, ma questa veramente secondo me le supera proprio tutte. Collegare un computer ad un televisore vecchio a questa maniera, vabbè, però a me mi interessava veramente capire come rimettere in funzione un televisore, perché è la prima volta che metto le mani in un televisore soprattutto grande a questa maniera. Comunque io vi ringrazio perché in 2 settimane ho triplicato gli iscritti al canale e mi incominciano un po' a tremare le gambe, perché insomma c'è tanta gente lì dietro a questa telecamera ora. E quindi io nulla, vi ringrazio veramente tutti, e visto che questo è l'ultimo giorno dell'anno spero che il 2020 per voi sia spettacolare, e nel frattempo che scogito una puttanata ancora più grossa di questa, mi raccomando, restate sani.